In America si sono superati i 100.000 morti e ci sono intere zone che sono ancora quasi vergini dal punto di vista del Covid, no? Mentre altre sono state duramente colpite. Questo che cosa significa nella prospettiva degli Stati Uniti e anche della possibilità per noi di viaggiare in America e per i turisti americani di venire in Italia? Che l'America è ancora tutto un libro da scrivere da questo punto di vista? L'America ha sicuramente alcuni mesi duri davanti, basta pensare che mentre alcuni stati sono in una fase di decrescita più simile a quella europea, ci sono molti stati che sono su una traiettoria invece quasi simile a quella della parte iniziale dell'epidemia. In più le politiche sono completamente diverse, nonostante gli sforzi di cercare di convincere i governatori ad avere una visione d'insieme. Non si riesce in qualche modo ad avere un approccio unitario. C'è il resto del mondo, non ci sono solo gli Stati Uniti, c'è l'emisfero sud in questo momento, Sud c'è il Sud America. America, c'è l'Asia. Ripensate, noi abbiamo parlato della Corea del Sud, ma 3 giorni fa la Cina stessa ha dovuto richiudere alcune zone. Cioè, questa purtroppo è una storia che continua a tornare e su cui dobbiamo tenere la guardia alta, non è che ce la dimentichiamo, anche durante l'estate magari noi saremo, alcuni paesi saranno favoriti, altri no, e per quello che ho detto l'importante non è immaginare questo casi zero, essere privi di epidemia, ma invece dimostrare di avere la capacità di saperla gestire, cioè di saper gestire i casi che arrivano. Allora, una domanda veloce per la professoressa Viola.